Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come assemblare un drone FPV Racing basato sul sistema digitale HD0. Ho pensato a questa build selezionando componenti di fascia alta per chi vuole partecipare alle competizioni volando in digitale. Prima di iniziare vi ricordo che ho già fatto un tutorial dove spiego cosa serve per assemblare un drone FPV. Se questa è la vostra prima build vi consiglio di guardare questo video in modo da farvi un'idea su cosa dovete usare. Partiamo con una panoramica delle componenti che ho scelto per questo modello. Si tratta di materiale recente che trovate attualmente nei vari store online, quindi non avrete problemi a replicare questa stessa identica build. Per quanto riguarda il frame, ho scelto il 533 Switchback Pro, uno dei frame più usati in assoluto per fare racing. Se possibile vi consiglio di prendere il Switchback HD0 perché ha la top plate leggermente più grande e protegge meglio la VTX. In alternativa potete fare una stampa 3D di protezione come questa, che incorpora la pinna e va ad aggiungere un po' di spessore ai lati. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione. Il resto del telaio è praticamente lo stesso e potete usare senza problemi tutte le componenti che userò io nella versione Pro applicate alla versione HD0. Passando al sistema video, come ho già accennato, abbiamo la VTX HD0 Race V2 e la RunCam Nano, che sono attualmente le componenti migliori che questo sistema ci mette a disposizione. Passando allo stack abbiamo il Flight Controller Obi-Wing F7 abbinato agli ESC 4-in-1 da 40A, il picco massimo di questi ESC è di 60A, quindi abbiamo piena libertà nella scelta dei motori. E a proposito di motori, ho deciso di usare i T-Motor Velox Veloce V2 che nei miei test a banco si sono dimostrati molto validi. Come ho già detto, comunque sui motori avete massima libertà di scelta, quindi usate quello che preferite perché i motori non influiscono più di tanto nella costruzione del modello. Passando alla ricevente, ho scelto una Bet FPV Express LRS Lite, al momento quanto di più compatta e performante si possa trovare sul mercato. L'antenna SMD non ha una portata estesa come quella delle riceventi classiche, ma visto che stiamo assemblando un drone da gara è più che sufficiente per coprire le distanze che solitamente fanno questi modelli. Per concludere l'antenna. Come sapete la VTX HD0 Race V2 non include nessuna antenna, quindi bisogna comprarne una parte. La scelta migliore per un drone racing è un'antenna di tipo stabi. Io per al momento non ne ho nessuna a disposizione, quindi userò questa Fuxir Lollipop V3 che comunque rimane lo stesso molto compatta. Per fissare l'antenna userò questa stampa 3D abbinata ad una prolunga IPEX SMA. Di tutti questi prodotti vi lascio il link in descrizione e le varie recensioni, così se avete dubbi su una particolare componente potete farvi un'idea più precisa guardando il relativo video. Iniziamo assemblando il frame, ho già spiegato come fare nella recensione, quindi non c'è bisogno di ripeterlo. Per il momento teniamo separate la parte inferiore da quella superiore. Ora monto tutti e quattro i motori usando le viti che ci vengono fornite in dotazione col frame. Quindi blocco i fili, io uso questo nastro telato, ma per farlo ci sono anche altri metodi. Se volete valutare qualche alternativa al nastro telato, potete dare uno sguardo a questo tutorial, dove mostro i vari metodi per bloccare e proteggere i cavi motore. Il link è in descrizione. Adesso stagno tutti i pad del 4-in-1, per evitare di surriscaldare eccessivamente la scheda è sempre meglio fare una pausa tra una serie e l'altra. Ora metto in posizione gli ESC 4-in-1. Ho rimosso il termorestringente in modo da avere i cavi di potenza più liberi. A questo punto taglio i cavi motore a misura e li saldo sugli ESC. Ok, molto bene, cavi saldati, possiamo andare avanti.
Adesso passa al flight controller per collegare VTX e ricevente. Inizio con la Race V2, per i collegamenti sfrutterò il connettore che ci mette a disposizione il flight controller. Al suo interno infatti ci sono 10V, GND, TX3 ed RX3, che sono proprio quello che serve per collegare la VTX digitale HD0. Come cavo userò quello DJI che viene fornito con il flight controller. Quindi taglio la parte del connettore piccolo tenendo circa 5 cm di filo. A questo punto rimuovo i due cavi bianchi più all'esterno perché non mi servono. Partendo dall'alto, i fili che rimangono sono 10V, GND, TX3 ed RX3. Visto che TX ed RX sono entrambi bianchi, bisogna fare attenzione a non sbagliare i collegamenti. Adesso saldo tutto, poi vi spiego meglio come ho fatto. Per quanto riguarda l'alimentazione terra del flight controller, come vedete li ho collegati nei rispettivi alimentazione e terra della VTX. Poi ho collegato il primo cavo bianco che nell'FC corrisponde al TX3 in questo pad della VTX che corrisponde all'RX. Mentre il secondo cavo bianco che nell'FC corrisponde all'RX3 l'ho collegato in questo pad della VTX che corrisponde al TX. Se avete ancora dei dubbi potete consultare questo schema. A questo punto passiamo alla ricevente e partendo dall'alto saldiamo i cavi in quest'ordine. Nero su GND, rosso su alimentazione, bianco su TX e giallo su RX. Ora bisogna fare i collegamenti col flight controller, a tal proposito ci servirà una porta UART completa di RX e TX. La UART 4 sembra perfetta perché ha tutti i pad vicini tra loro. Salderò i cavi seguendo questo schema. GND della ricevente con GND del flight controller e 5V della ricevente con 5V del flight controller. Ora bisogna fare attenzione perché RX e TX vanno collegati invertiti tra loro. Quindi collegherò TX della ricevente con RX del flight controller ed RX della ricevente con TX del flight controller. Perfetto, anche la ricevente è sistemata. A questo punto infilo il connettore negli ESC e aggiungo questi spessorini che ho recuperato dalla confezione della Race V2. Poi metto in posizione il flight controller e infilo il connettore degli ESC. Ora collego la Race V2 e l'aggiungo allo stack. Adesso sistemo la videocamera FPV nella stampa in TPU, ricordatevi di mettere il cavo MIPI. Passando all'antenna, come vedete ho già fissato la prolunga nella stampa 3D e fissato la lollipop al connettore SMA. Molto bene, ho già avvitato gli standoff, non mi rimane che fare i collegamenti con la Race V2. Ok, alla fine ho deciso di bloccare sia il cavo MIPI che il connettore IPEX con le fascette, in quanto mi è sembrata la soluzione più pratica. Proseguo la build fissando la top plate. Quindi come vedete ho bloccato la ricevente in questo punto. Per concludere passiamo alla parte LiPo, inizio saldando il connettore XT60 che ci viene fornito con gli ESC. Poi faccio passare il battery strap tra le due piastre. Per concludere metto il velcro per bloccare la LiPo. Perfetto, finito, vediamo subito quanto pesa questo modello.
Facciamo ora qualche considerazione finale. Personalmente ho trovato molto semplice assemblare questo modello, merito soprattutto dello stacco B-Wing e della VTX HD0, che semplifica di molto le connessioni. Sicuramente se avessi avuto il frame HD0 si sarebbe risparmiato un po' di peso, evitando la protezione aggiuntiva in TPU. Inoltre un'antenna stabile avrebbe reso ancora più compatto questo drone. Se in fase di acquisto potete rivedere questi due aspetti, sicuramente il risultato finale sarà migliore. A questo punto bisogna passare alla configurazione del modello, ma questo lo vediamo in un altro video. Quindi per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.